Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ci sono anche gli avversari, sono stati bravi a chiuderci le nostre fonti di gioco. Magari altre volte le potevamo pure perdere queste partite, però se non riesci a vincerla è bene non perderla. Ti ho risposto? No, loro sono senza dubbio stati bravi a chiuderci gli esterni. E quando è così non sarà né la prima né l'ultima squadra che ci chiuderà gli esterni, quindi dobbiamo trovare alternative a quel tipo di gioco. Abbiamo fatto una partita solida, e, ripeto, magari altre volte l'avremmo persa sta partita, quindi niente, dobbiamo prendere le cose positive, andare avanti e in Serie B anche il pareggio, seppur preso in casa, però alla lunga può pesare, quindi dobbiamo dare continuità, quello è importante. E in Serie B dobbiamo affrontarle tutte, mi sembra, quindi che venga adesso il Frosinone o tra un mese non cambia niente. Abbiamo passato un periodo difficile, questo è inutile negarlo, perché abbiamo perso 3 partite di fila, però da Perugia io credo che qualcosa sia cambiato e io oggi non lo butterei il nostro atteggiamento. Potevamo far meglio anche dal lato tecnico, però non penso sia stato un atteggiamento negativo il nostro. Che è successo? Quella partita è inutile andarci ancora sopra, quella partita là. Sì, anche le altre, ma sono state successive. Quella partita sicuramente l'abbiamo pagata, sotto tutti i punti di vista. Questo è inutile negarlo. Però dobbiamo anche andare avanti. Perché se ancora parliamo tra 2 mesi della partita con la Salernitana non ne usciamo più. Io penso che da Perugia qualcosa, una reazione l'abbiamo data e dobbiamo continuare su quella strada lì.